gladiatore che non ha mai barato, rimanendo sempre se stesso. Questo è stato Agostino Di Bartolomei, bandiera giallorossa, indimenticabile capitano della Roma del secondo scudetto. Nato a Tormarancia, nelle scuole calcio della capitale, ha dato i primi calci al pallone, dall'oratorio San Filippo Neri a Lomi, della Garbatella, fino ad approdare alle giovanili della Roma. Il 22 aprile del 1973, il debutto in prima squadra a soli 18 anni. La partita è Inter-Roma che termina 0-0. Il suo primo tecnico è Manlio Scopigno, che stravede per questo ragazzo schivo, forte fisicamente e con grandi qualità tecniche. Il suo primo gol con la maglia giallorossa Di Bartolomei lo segna alla prima giornata del campionato 73-74 nel corso di una sfida con il Bologna, terminata 2-1. Nelle sue prime tre stagioni con la squadra titolare raggiunge 23 presenze, poi viene mandato un anno a Vicenza per fare esperienza. Al suo ritorno alla Roma trova come tecnico Nils Liedholm, che lo impiega come regista davanti alla difesa per sopperire all'unico difetto che ha: la mancanza di velocità. Dibba dimostra di essere un combattente, sempre pronto a organizzare il gioco, a incitare i compagni, a tirare le punizioni e i rigori importanti. Diventa così il capitano della Roma, saltando nei suoi 11 anni di permanenza pochissime partite. Nel 77-78 realizzerà il suo record di reti, ben 10. Di Bartolomei era un giocatore timido, a cui forse per troppo orgoglio non piaceva mai chiedere. Non voleva disturbare e sempre in punta di piedi, con una generosità d'animo che gli era propria, era capace di trasformarsi in un autentico collante per tenere unita la squadra nei momenti brutti, come in quelli belli. Con Liedholm formava un binomio vincente, l'ottima intesa fra i due che fu una delle ragioni del successo della Roma nel campionato 82-83. C'è molto di Bartolomei dietro quel titolo. In quella stagione magica segnerà anche 7 reti. Grande fu il dolore per la finale persa in Coppa Campioni con il Liverpool il 30 maggio 1984. Quella fu la sua ultima stagione in giallorosso. E molti hanno letto un tragico disegno nel suo suicidio avvenuto esattamente 10 anni dopo, il 30 maggio del 1994. Lasciando attoniti i familiari, amici e addetti ai lavori, Agostino Di Bartolomei si spara un colpo di pistola al cuore nella sua villa di San Marco di Castellabate. Dice così addio a un mondo che lo aveva visto splendido protagonista e silenzioso primattore. Per lui il calcio era tutto, forse anche troppo, e l'addio a quel mondo, a quegli amici, a quella gente, gli costò molto. Si era sentito improvvisamente solo, lui, che aveva fatto urlare di gioia stadi osannanti. A quella solitudine, forse, non era ancora pronto. La Roma gli era sempre rimasta nella mente, quelle emozioni, quei colori, quei momenti magici che avevano segnato indelebilmente la sua vita. Una vita che a soli 39 anni aveva deciso di proseguire altrove. Grazie ancora, campione.